il fratello, un peso da portare, non un oggetto da dominare. Il servizio è inteso a sostenere il prossimo, portare i pesi gli uni degli altri. La legge di Cristo è una legge del portare. Portare vuol dire sopportare, soffrire insieme. I fratelli un peso per il cristiano, soprattutto per il cristiano. Per il pagano l'altro non diviene nemmeno un peso e infatti evita di lasciarsi aggravare da qualcuno. Mentre il cristiano deve portare il peso del fratello, deve sopportare il fratello. Solo se è un peso, l'altro è veramente un fratello e non un oggetto da dominare. Il peso è la libertà dell'altro. Va contro la sua presunzione, eppure egli deve ammetterla. Potrebbe liberarsi di questo peso, togliendo la libertà dell'altro, violentando, imponendogli la propria immagine. Della libertà dell'altro fa parte tutto ciò che intendiamo quando diciamo essere, individualità, carattere. Ne fanno parte anche le debolezze e le stranezze, che mettono così gravemente alla prova la nostra pazienza. Ne fa parte tutto ciò che produce la quantità di attriti, contrasti e scontri tra me e l'altro. Portare il peso del prossimo vuol dire sopportare la realtà di creatura dell'altro, accettarla e, sopportandola, goderne. E abuso della libertà. Alla libertà dell'altro si aggiunge il suo abuso nel peccato, che per il cristiano diviene un peso quando si tratta di un fratello. È ancora più difficile sopportare il peccato dell'altro che non la sua libertà, perché il peccato si infrange la comunione con Dio e con i fratelli. Qui il cristiano soffre la frattura della comunione creata in Gesù Cristo con l'altro. Ma proprio nel saper sopportare questo peso si manifesta veramente l'immensa grazia divina. Non disprezzare il peccatore, ma saperlo portare vuol dire non doverlo considerare perduto, poterlo accettare, potergli conservare la comunione mediante il perdono. Fratelli, quando anche uno sia stato colto in qualche fallo, rialzatelo con spirito di mansuetudine, come Cristo ha portato noi quando eravamo peccatori e ci ha accettati così. Noi, nella comunione con Lui, possiamo portare i peccatori e riceverli nella comunione con Gesù Cristo, mediante il perdono dei peccati. Noi crediamo che la vita si realizza nell'amore che si dona gratuitamente e senza riserve. Noi crediamo che l'egoismo, l'intolleranza, il disprezzo per gli altri distruggono prima la persona e poi il gruppo. Noi crediamo che amare, essere attenti agli altri, accorgersi delle loro esigenze e rispondere, e perdere tempo per gli altri e caricarsi del peso che devono portare. Noi crediamo che non c'è amore vero senza sacrificio di sé, senza apertura a tutti. L'amore supera le divisioni, non emargina nessuno, dona senza attendere il contraccambio. Noi crediamo che chi è capace di amare per primo inizia nel mondo una proliferazione d'amore, perché chi è amato diventa capace di donare amore. Noi crediamo che non c'è amore vero del prossimo senza amore di Dio, che l'amore di Dio è una menzogna senza l'amore del prossimo. Noi crediamo che Gesù Cristo è il Maestro e la fonte inesauribile dell'amore. Noi crediamo che l'amore è l'unica sorgente della vera gioia, salva la persona, costruisce la comunità, rende la vita degna di essere vissuta.